Le donne e le trans si prostituivano, ma a tutto il resto pensava all'organizzazione. Procurava le abitazioni per gli incontri sessuali, forniva cocaina quando veniva richiesta dai clienti e assicurava inserzioni pubblicitarie su quotidiani e siti internet. In cambio, la tassa pagata dalle prostitute, che veniva ritirata ogni 2 o 3 giorni, era di 100 euro. Le lavoratrici erano tutte straniere, provenienti dall'Europa dell'Est, ma anche dall'America del Sud e dal Sudafrica, tutte con regolare permesso di soggiorno. Una quindicina quelle che lavoravano per l'organizzazione scoperta dai carabinieri del comando provinciale di Lecce. L'operazione Hotlist è iniziata un anno fa, quando i militari hanno notato uno strano viavai di gente da un appartamento leccese in una traversa di via Taranto. Un servizio di osservazione e i successivi controlli permettevano di identificare 2 prostitute dell'est, convenzionalmente chiamate Thelma e Louise, che raccontavano di essere vittime di un'organizzazione. Da qui l'inchiesta del sostituto procuratore Giovanni De Palma, che complessivamente ha portato alla denuncia di 27 soggetti, tutti coinvolti nel giro a vario titolo, e all'individuazione di una schiera di clienti, tra cui anche insospettabili professionisti. 9 gli arrestati, che dovranno rispondere di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione, nonché di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le perquisizioni domiciliari, i militari hanno rinvenuto 100 grammi di droghe di vario genere, 1 chilo di esplosivo e 1.500 euro come somma a provento dell'attività di spaccio. Uno degli arrestati, Francesco Rizzo, aveva avviato anche una piccola piantagione casalinga di 12 piante di cannabis indiana.